Al Muzzi di Cicogna è andata in scena la 12ª di campionato di eccellenza che ha visto di fronte Orvietana e Subasio. Arbitro dell'incontro il signor Amedei di Terni, assistenti Argenti e Bacci di Foligno. Assenti fra le file dei biancorossi Moa e Polidori, mentre è rientrato Cotigni. Primo tempo con una leggera prevalenza dell'Orvietana, secondo tempo nel quale la Subasio è uscita fuori bene. La partita è stata decisa nel finale da un rigore e un altro rigore è stato reclamato dall'Orvietana sempre nei minuti finali. Passando alla cronaca, al 9° minuto la prima occasione pericolosa. Bernardini recupera un bel pallone a centrocampo e innesca un contropiede importante. Vede Saleppico libero sulla sinistra che controlla e lascia partire un rasoterra che Mazzoni è bravissimo a respingere. Al 13° altra emozione. Locchi prende palla defilata sulla destra, passa a Bronaccorsi che crossa prontamente, ma sul secondo palo non ci arriva nessuno. La partita fin qui equilibrata, era partita meglio la Subasio, ma poi è uscita fuori bene l'Orvietana. Al 24° un cross in area dei bianconeri, vede Ameti circondato da difensori e non può correggere in rete. L'Orvietana cerca di più la via del gol e lo fa prevalentemente sulla destra del suo fronte d'attacco, sfruttando le incursioni di Locchi. Al 36° cross di Bolletta, esce Sganappa e respinge corto, tira Andedì e la palla finisce alta. 3 minuti più tardi Saleppico conquista palla sulla tre quarti, ma il tiro è parato da Mazzoni. Sul finale è ancora Saleppico a conquistare palla e a tirare, ma Mazzoni respinge e nessuno raccoglie la respinta. Finisce un primo tempo abbastanza equilibrato, con una leggera prevalenza di gioco dell'Orvietana, con la Subasio che si fa vedere nel finale, ma il punteggio non si è sbloccato. Inizia il secondo tempo, al 4° minuto, che vede subito un pericolo per Sganappa. Bella azione di Kribek che serve a Meti. Il numero 9, bianconero, cerca la porta, ma un difensore mette in angolo. 2 minuti più tardi, al 6°, punizione di Saleppico e Locchi in area tira prontamente, ma la palla rimbalza fra la folla dei difensori e con qualche timida protesta per un presunto fallo di mani. All'8°, l'occasione più limpida della partita fino a quel momento. Ameti ruba palla dalla linea di centrocampo, vola via verso la porta indisturbato. Il numero 9 arriva solo davanti a Sganappa, ma il portiere è bravissimo a respingere in uscita. Al 27° una punizione di Bernardini dal limite, da buona posizione, vede Mazzoni distendersi in tuffo e agguantare la palla. Al 32° altro pericolo dalle parti di Sganappa, Bolletta mette in area e Kribek in tuffo sfiora la segnatura. 35° rigore per la Subasio, Bolletta viene atterrato in area in mezzo a un nugolo di giocatori. Sulla palla si presenta Colombi, tiro alto e angolato ed è l'1-0 per la 6ª rete del numero 4 degli ospiti. La reazione biancorossa vede una bella combinazione Saleppico-Cotigni terminare con un colpo di testa del numero 8 che Mazzoni para. Un tiro di Avola al 44° dopo un'azione insistita dei biancorossi viene prima deviata da un difensore e poi termina con la palla ancora preda di Mazzoni. 2 minuti dopo, clamorosa occasione orvietana. Altra azione prolungata e dopo Mischia Cotigni avrebbe la palla buona ma Mazzoni fa il miracolo. 47° ancora Canissimi con un colpo di testa alza la mira da sottomisura. Nel finale l'Orvietana reclama un rigore per un fallo su Viviani. Vivaci le proteste dei biancorossi, lo stesso Viviani viene espulso insieme a Frellicca. Finisce la partita dopo un recupero di 5 minuti. Il punteggio è di 1-0 per gli ospiti, rete di Colombi sul rigore al 35°. Mister, un giudizio sulla partita. No, sapevamo che oggi era una partita dura, difficile, loro sono un'ottima squadra e l'hanno dimostrato. L'hanno dimostrato anche oggi. Secondo me abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Devo dire che il vento ha condizionato un po' la partita. Il primo tempo siamo riusciti a giocare col vento a favore e sicuramente avevamo creato almeno 2-3 palle nitide per andare in vantaggio, non siamo riusciti a buttarla dentro.
Il secondo tempo, il vento contro, un pochino ci siamo abbassati, ma era normale, ha condizionato molto loro, a noi un pochino meno. Penso che la partita era indirizzata verso un pareggio abbastanza giusto, poi, ripeto, qualche occasione da una parte e dall'altra, il secondo tempo non è stato così ricco di occasioni, potevamo essere decisa in maniera diversa al primo tempo. Poi l'arbitro su una mischia ha visto un rigore, io non l'ho visto, sono sincero, quindi lo riguarderò, ci sta. Poi negli ultimi minuti è successo un po' di tutto, abbiamo sbagliato due occasioni abbastanza grosse davanti alla porta e in finale non posso stare a parlare sempre dei rigori non dati, però incomincia a essere il quarto episodio in 12 partite, incomincia a essere troppo invalidante questa cosa qui, perché comunque sia io penso che ho scambiato una battuta col mister avversario che fa molto corretto, ho detto anche secondo me ci poteva stare il rigore, quindi stiamo a parlare di questo, stiamo a parlare di un altro, a me mi dispiace parlare dei rigori perché sembra quasi volersi nascondere i propri difetti dietro all'arbitraggio, però sta diventando una situazione troppo evidente, un pareggio giusto, penso che alla fine era meritato, strameritato, solo che ultimamente parliamo di pareggi giusti e portiamo a casa 0 punti, quindi bisogna ripartire, peccato, poi non ho capito le due espulsioni nel giro di 5 secondi, cose che rimango un po' perplesso per non dire altro, quindi dobbiamo ripartire senza stare a pensare a quello che fanno gli arbitri, anche se ultimamente a noi ci stanno massacrando, questo mi dispiace ma lo devo dire, perché avere 2 o 3 punti in più in classifica sicuramente ripartiamo con la consapevolezza che forse abbiamo qualche avversario in più, però bisogna essere più forti anche di questo, quindi io non mi butto giù assolutamente. La prestazione è positiva da parte della squadra, quindi ripartiamo da quella. Mister Bonura, un giudizio sulla partita. Una bella partita, tra due squadre che comunque due buone squadre. Il primo tempo meglio loro sotto l'aspetto dell'intensità, delle occasioni. È vero che l'abbiamo sbagliata su pari in uscita nostra, però sono stati bravi loro nel pressing. L'hanno create, quella situazione soprattutto davanti a Lia, Ammazzone è stato bravo. Dopo il secondo tempo però ho visto una grande subasio, fino al 40esimo primo tempo una subasio che ha sempre giocato a calcio, palla a terra. Abbiamo creato diverse occasioni e dopo c'è stato l'episodio di rigore che sinceramente non lo so se c'era o non c'era. C'era anche probabilmente, forse anche per loro onestamente, perché sono anche obiettivi. Lì gli ultimi 7-8 minuti però mi sono piaciuti perché invece di gestire la palla dove dobbiamo cercare di perlomeno addormentare la partita, prendere qualche fallo, invece ci siamo fatti un po' prendere dall'ansia della vittoria. E lì abbiamo rischiato, lì è stato bravo Lia un'altra volta alla fine a far salvataggio. Diciamo una vittoria sofferta, ma nel secondo tempo meritata, però chiaramente se avessero anche pareggiato sicuramente l'Orvietana non aveva rubato nulla, ecco, questo obiettivo.